Paola Tedoldi, avvocato, ex sindaco di Gudo Visconti per quasi 10 anni, fino a quando decise di far commissariare il comune al grido di «Se devo limitarmi a fare il gabelliere, tanto vale che lo faccia un funzionario dello Stato». Una delle sue occupazioni preferite nel tempo libero è quella di cake designer. Come si sente da quando ha smesso di fare il sindaco di Gudo? Più sollievi o più rimpianti? Personalmente sollievi, l'unico grande rimpianto è che questa protesta sia caduta nel nulla, nel silenzio. Mi aspettavo un maggior seguito da parte degli amministratori locali. Si avvicinano le elezioni comunali del 25 maggio che coinvolgeranno 10 paesi dell'Abbiatese. Che consiglio si sente di dare a coloro che risulteranno eletti? Di lavorare sempre in sinergia nell'interesse di tutto il territorio e dei cittadini che lo abitano. Lei è prima di tutto un giovane avvocato. Come giudica la situazione che si è venuta a determinare con la soppressione del Tribunale di Vigevano? Assolutamente disastrosa la ridefinizione dei confini della giustizia, diciamo così, è stata calata dall'alto, opera veramente scellerata di soggetti che non hanno coinvolto i soggetti realmente interessati e alla fine chi effettivamente ci rimette è l'utente finale, il cittadino. Pochi giorni fa un suo collega, che si occupa soprattutto di cause civili, ci ha confidato di non credere più nella giustizia. In base alla sua esperienza, lei come la pensa in proposito? Purtroppo sono concorde con lui. Sul suo profilo Facebook la vediamo lanciata alla guida di una moto. Come coltiva questa sua passione e chi è, se c'è, il suo mito tra i grandi motociclisti? Beh, con il sole si salta subito in sella per visitare il nostro meraviglioso paese che è l'Italia. È fedelissima di Valentino, ma molto molto interessata all'avvenire di Marche. Ha iniziato a fare il sindaco da giovanissima. L'età e il fatto che fosse una donna ritiene l'abbiano qualche volta penalizzata? No, questi due elementi non mi hanno penalizzato, mi ha molto penalizzato il fatto di essere molto poco diplomatica. In politica e nella vita, specialmente quella lavorativa, quote rosa o merito? Assolutamente il merito. Oggi oggi dei giovani si parla soprattutto in quanto precari e disoccupati. Se la senti di dare loro dei suggerimenti su come muoversi alla ricerca di un lavoro? Inventarsi ogni giorno e non demordere mai. Se tornasse indietro, c'è una cosa in particolare che non rifarebbe più nella sua vita? No, direi di no perché qualsiasi cosa nel bene e nel male hanno concorso alla mia formazione. Grazie. A voi.